Mister, oggi era fondamentale vincere dopo una serie di partite, insomma, in cui la squadra non riusciva a raccogliere i tre punti. Ce la si è fatta, credo, con merito. Sì, si denota proprio quest'ansia, no? del risultato che mancava da tanti mesi. Se non erro, il 21 ottobre l'ultima vittoria. Nella mia gestione poi erano arrivate due sconfitte, dunque onestamente oggi era una partita dura, difficile proprio da interpretare, perché affrontavamo una buona squadra, una squadra che ogni domenica dà del filo da torcere a tutti, veniva da un pareggio fuori casa a Gallipoli e una sconfitta forse immeritata col Casarano in casa, ed era dura oggi, infatti così è stata la partita, perché ripeto, il risultato è stato chiuso solamente al 90esimo, dunque la partita è stata una partita dura, tirata, dove l'abbiamo interpretata bene, abbiamo saputo soffrire nei momenti di difficoltà. Ecco, ci voleva proprio questi tre punti, speriamo che adesso, insomma, con questa vittoria ci possiamo anche a livello proprio caratteriale, ci possiamo, insomma, togliere un pochino di quest'ansia che ci portiamo un pochino addosso. Tante occasioni da una parte e l'altra, la squadra però è riuscita a chiuderla soltanto negli ultimi minuti, forse è questo il punto su quale occorre ancora lavorare, chiuderla prima? Sì, vabbè, ripeto, il primo tempo a mio parere è stato equilibrato, dove il Mesagne ci ha attaccati, ha creato anche diverse occasioni come le abbiamo create noi, insomma, penso che è stata una partita piacevole, godibile per gli spettatori, forse meno per noi allenatori. E nel secondo tempo onestamente loro dovevano recuperare lo svantaggio, abbiamo avuto più campo, più profondità e dovevamo chiuderla prima, però ripeto, i rigori non li sbaglia chi non li calcia, le occasioni si sono create, potevamo chiuderla prima, ma adesso andare a trovare sinceramente oggi il pelo dentro all'uovo in una vittoria che per noi era fondamentale, soprattutto, ripeto, per il morale, ma poi anche per la classifica, stare qui, insomma, non mi sembra il caso. Ultima battuta invece dal punto di vista tattico, dopo le prime due uscite in cui hai proposto un 3-5-2, oggi un 4-4-2 che in fase offensiva era una sorta di 4-2-4, buone trame di gioco, e quando i quattro lì davanti hanno potuto dialogare hanno fatto la differenza. Sì, no, ma ripeto, io a Vieste, mi dispiace adesso contraddirti, ma anche a Vieste abbiamo giocato con i 4-4-2, cioè abbiamo fatto un tempo solamente a Trani nel 3-5-2, ma io ripeto, non sono venuto qui per imporre quelle che sono le mie idee, ma io mi metto al servizio della squadra. La squadra, penso che questo sia il modulo più congeniale, possiamo fare anche un 4-3-1-2, ripeto, bisogna vedere, forse lo schema meno adatto per questa squadra, lo schieramento tattico è proprio il 3-5-2, ma io, ripeto, non sono venuto qui che devo imporre tatticismi o cose varie, anche perché la disposizione tattica la fanno sempre la qualità e le caratteristiche dei propri giocatori. Dunque, anche per necessità, Trani ci eravamo messi in quel modo là, però ripeto, andiamo avanti adesso con questo schieramento del 4-4-2, che può diventare un 4-2-4, un 4-2-3-1, ma ci possiamo mettere anche col 4-3-1-2, perché questa settimana ha firmato Fumai e ci dà anche quest'altra opportunità tattica. Vedremo di volta in volta come schierarci, però ripeto, bisogna avere poche idee ma chiare, come dico sempre.